Venuti qui oggi. Riprendiamo il percorso Nazapro interrotto l'anno finito, l'anno scorso, con l'ultimo incontro. Abbiamo l'onore di avere qui con noi Riccardo Pittis, campione di pallacanestro degli anni 90, inizio anni 2000. Due argenti agli europei, giusto, dico bene, e tanti successi in Serie A. È qui per raccontarci la sua storia. Crediamo che sia un momento importantissimo per i nostri ragazzi, per sentir parlare della carriera di un grande campione. Ringrazio Riccardo, ringrazio Pierluigi che come sempre ci assiste in questi incontri. Io vi auguro una buona conferenza, vi lascio la parola un attimo all'assessore del Comune di Carpi che vuole portare il saluto e vi ringrazio. Grazie Davide, benvenuto a Riccardo qua in questa città. Intanto faccio gli auguri a Pier perché oggi compie gli anni. Un passaggio che lo conosciamo tutti. Niente, cosa devo dire? Che la Nazareno ancora una volta insomma, ha fatto venire tra noi una persona sicuramente importante, uno sportivo importante nell'ottica dello sport per i ragazzi, che significa una carriera che significa partire con dei sacrifici per arrivare a raggiungere dei traguardi. Questo ci vuole insegnare e Riccardo dei traguardi ne ha raggiunti, perché se andiamo a guardare tutto quello che ha fatto dei traguardi ne ha raggiunti. Dopodiché io mi sono letto anche un po' la sua storia, diciamo che traguardi non è solo vincere ma ottenere comunque dei risultati, anche ho letto insomma sulla sua storia che anche delle volte non arrivando primi però serve per costruire le persone e costruire delle persone epiche, delle persone che riescono a confrontarsi, a essere positive nell'ambiente in cui vivono e portare dei benefici nell'ambiente in cui vivono. Per cui Riccardo credo che rappresenti tutto questo, per cui non mi dilungo oltre. Quest'anno abbiamo la carta etica che entra in vigore per le società sportive e credo che lui possa essere un esempio anche sotto questo punto di vista. Grazie a tutti. Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao Riccardo. Ciao. Benvenuto a Capri, grazie. Allora, signore non si dice in realtà, ma iniziamo con un'informazione di servizio. Per motivi organizzativi è severamente vietato fare foto quando noi due siamo in piedi vicini. Questo ve lo dico prima, se dovete fare foto quando siamo seduti oppure fate in modo che siamo in prospettiva, in modo che la differenza non si nota, perché il ragazzo che ho al mio fianco è 203-204, se ricordo bene, 204, quindi come dire, lui è un acciughino, io sono un balenottero, quindi abbiamo questa differenza. Detto questo, io vi ringrazio per essere qui quest'oggi, in questo sabato pomeriggio. Allora, devo subito dirvi una cosa, gliel'ho detto anche fuori dalla diretta Riccardo, il suo è un libro straordinario. Non è un libro di basket, o perlomeno non è un libro solo di basket, dove si parla di sport, quindi il tipico libro sportivo dove si raccontano vittorie, sconfitte, tecnicismi, eccetera. È anche quello, ma in realtà è la storia di una vita, la sua di vita, che può essere ad esempio anche per molti di voi, soprattutto per i più giovani che sono qui in sala, una vita che in una prima parte è vissuta in una bolla, che era la Serie A, 20 stagioni in Serie A, e quindi comunque eri un VIP, tu sorridi adesso ripensando al concetto di VIP. E poi invece si è scontrato, come dire, con la vita vera, che era un'altra cosa. Un libro come il suo, se noi fossimo in America, dove sono bravissimi a fare dei film su ogni tipo di sport e ad essere coinvolgenti, possono fare dall'hockey al basket, al baseball, a tutto, e riescono a costruire storie straordinarie. Questo sarebbe un film che in America avrebbe un grande successo, perché il libro è veramente costruito come
potesse diventare a breve anche una sceneggiatura di un film. Chissà, magari avverrà, perché il libro, devo dire, lo merita veramente. Allora, dicevo prima, Riccardo, il libro è la tua storia, la tua vita, parte da un intoppo quando eri piccolino, questa operazione, perché se no non avresti potuto fare sport, un'operazione che tu hai fatto a 8 anni, perché fino ad allora non potevi, a 5? Perché io mi ricordo 8. Non lo so. Ero convinto di... No, io c'ero e ti giuro ero avevo 5 anni. Beh, immagino che ci fossi... Tra i 5 e gli 8 anni ha avuto questa... questa operazione. Ma ne dimostravo 8. Esatto. Ha fatto questa operazione che gli ha permesso di fare sport, di diventare iperattivo come sarebbe stato poi successivamente. Prima invece doveva solo guardare il fratello che giocava, doveva solo guardare gli altri che giocavano, non poteva fare sforzi. Da lì la dimostrazione di una grandissima forza di volontà. Poi improvvisamente si innamora del basket e oltre che innamorarsi del basket, il basket diventa la sua vita. Prima all'Olimpia Milano e poi alla Benetton Treviso. Le due città con le quali ha giocato e con le quali ha vinto praticamente tutto, poi c'è stata la nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quello che ti dicevo prima, leggendo questo libro, la prima immagine che mi è venuta in mente è quella di vedere Riccardo Pittis su un divano molto lungo di un psicanalista dove si racconta. Perché in questo libro tu non fai sconti, soprattutto non fai sconti a te stesso, nel senso che vai giù pesante anche sul Riccardo Pittis che è come dire il cocco di mamma e fino a 25-26 anni si faceva lanciare le scarpe immagino che sia un'immagine retorica, però dava il senso del fatto che il tuo unico pensiero era il basket e quindi poi capiremo perché è successo quello che è successo in seguito. Che sacrificio, che fatica hai fatto a scrivere questo libro, soprattutto a scavare dentro di te e aprire tanti cassetti che uno a volte, quando sono cassetti che riguardano sconfitte non solo sportive, uno tende a chiudere e metterci sopra, come dire, cose per non aprirli mai. Qua invece li hai aperti tutti. Allora, intanto buonasera a tutti. Hai utilizzato l'immagine perfetta e mi piace dipingerlo così, questo libro. È stato un libro effettivamente terapeutico, proprio perché ho raccontato una storia, la mia storia, che comprende tanti anni belli, bellissimi, pieni di gratificazione e di gratificazioni, e poi anni meno belli, pieni di complicazioni. E come diceva Pierre, quando le cose vanno bene è bello raccontarle, quando le cose vanno male è meno bello raccontarle, è molto più facile nasconderle. Io mi sono nascosto per tanti anni e quindi questo libro era nato dentro di me molti anni prima, ma non ha avuto mai il coraggio di venire fuori, principalmente perché io non avevo il coraggio di farlo venire fuori. E nel momento invece in cui ho preso la decisione di voler raccontare tutto quanto, è stato un fiume in piena, in effetti. Ancora prima di scrivere una parola avevo trovato comunque il titolo, che è abbastanza emblematico e spiega perfettamente quello che volevo raccontare, quindi non tanto le vittorie ma quanto le sconfitte, e quindi non solo le sconfitte sul campo ma soprattutto quelle fuori dal campo, ed ecco che sono venute fuori quelle pagine. Tra l'altro il titolo può avere sicuramente una doppia lettura, lasciatemi perdere, cioè la sconfitta fa parte della vita e tu adesso l'hai raccontato, ma anche lasciatemi perdere, perché quando sei uscito dalla bolla hai trovato e hai scoperto che amici in realtà non erano amici, ma giocavano sul fatto che tu eri il numero uno del basket italiano in quel periodo, avevi, come dire,
questa possibilità economica che gli altri non avevano, e quindi lasciatemi perdere, lasciatemi fare la mia vita. C'è questo tipo di doppia lettura di questo tuo libro? È addirittura proprio un lasciatemi stare, cioè basta, voglio lasciare tutto quello che ho dentro e basta, non statemi più addosso, come si suol dire. E quel lasciatemi perdere, ovviamente l'altra valenza è quella della sconfitta, il datemi il permesso di perdere, perché per anni, soprattutto quando ero in carriera, perdere era vietato, cioè, e ovviamente questo penso, non so, a tutto l'ambito della società, dei tifosi, le pressioni che avevi, cioè se non vincevi era un'annata fallimentare. Quando invece chi fa sport sa benissimo che ci sono annate appunto vincenti, ma anche quelle che vedi vincere gli altri. Dopodiché quando sono uscito dalla bolla, ecco che quel lasciatemi perdere, sono stato io ad impormi la non accettazione della sconfitta della vita. E quindi quello è stato la dinamica che poi mi ha complicato ulteriormente quella che è stata la sconfitta, il fallimento. Anche perché più lo allontani, più non lo ammetti, soprattutto a te stesso, più non lo accetti e più ti si ripropone un po' come la peperonata, cioè la stessa dinamica. Si vede che sei stato per un periodo anche un ristoratore. Ma infatti mi torna su anche quello. Una cosa che ripeti spesso, soprattutto nella prima parte del libro, è il fatto che tu sei stato un drogato del basket e un drogato della vittoria. Quindi non parliamo di sostanze, ma parliamo proprio di mentalmente. Era una droga che ti faceva fare quasi una vita monacale, perché poi per un certo periodo, per mantenere certi livelli, o sei Maradona che si allenava una volta ogni tanto e poi anche lui comunque ha fatto quello che ha fatto, però il talento va coltivato, nessuno può essere talentuoso e poi lasciare perdere, eccetera. Però c'è un passaggio e vorrei che tu lo spiegassi bene, nel libro lo spieghi, ma è qui al nostro pubblico, perché ci sono molti ragazzi qua in sala. Allora, c'è un passaggio dove tu sostieni sostanzialmente che, sì, vabbè, il mito del Cubertiano è l'importante partecipare, in realtà nello sport l'importante è vincere. Però questo, che messaggio è per i giovani? È un messaggio pericoloso ma realistico. Io non sono mai stato del Cubertiniano nello spirito. Adesso un pochino meglio, ma ancora se entro in competizione faccio fatica a lasciarla il risultato. Poi ovviamente non c'è altro che una birra in ballo forse come premio, quindi non mi arrabbio più di tanto, ma fin da quando sono stato bambino ho avuto un pessimo rapporto con la sconfitta, ma in tutti i sensi, da quando giocavo a pallacanestro a quando giocavo a tombola con gli amici, non riuscivo proprio ad accettare il fatto che potessi perdere, che da un lato mi ha agevolato dandomi la spinta motivazionale a cercare di migliorarmi il più possibile, dall'altro ovviamente mi ha fatto vivere male i momenti di sconfitta. Dopodiché lo sport, per fortuna, ti insegna a venire a patti con questa tua ipercompetitività. Perché? Perché a volte vinci, a volte vedi gli altri vincere e lo accetti perché fa parte del gioco. E quindi in questo è un bene, sicuramente. Il messaggio da dare ai ragazzi è proprio quello:
prima di capirlo o prima di doverlo accettare, perché lo sport te lo fa accettare, ecco, essere consapevoli che la sconfitta è parte integrante non solo dello sport ma anche della vita, va accettata e anzi per quello che poi può diventare va in un certo senso abbracciata, non perché sia bello perdere, perché continua a non esserlo, non perché auguri ad altri le difficoltà o le sconfitte in senso assoluto, ma essendo inevitabili, a quel punto abbracciandole si può trarre quella lezione che poi serve a costruire le future vittorie. Poi se uno perde non facendo del proprio meglio, come si dice, perché poi si può perdere, però tu hai fatto il massimo che potevi fare in quel momento, subentra la vergogna. Tu fai questo racconto sulla vergogna, di quanto sia, come dire, devastante dopo una sconfitta, perché la vergogna significa che tu non hai fatto quello che forse potevi fare, ci sono varie comitate. Quindi invece alla sconfitta si può sopravvivere, e alla vergogna come se ne esce? Alla vergogna molto, molto più difficilmente, si è indischiati, e qui andiamo magari un pochino più nello specifico. Mi è piaciuto fare una differenza tra il senso di colpa della sconfitta e il senso di vergogna della sconfitta. Il senso di colpa dici: ho giocato male, ci sta, cercherò di giocare meglio la prossima volta. Il vergognarsi di quello che è una sconfitta ti porta prima di tutto a nasconderla, a non accettarla, a non ammetterla, a caricarti emotivamente fino a evitare di farti vedere in giro in un certo senso. E quello è il senso, è l'emozione che più poi ti crea ulteriori problemi. Perché alla fine, come dicevamo prima, è inutile vergognarsene. Perché è parte della vita, e di conseguenza quel sentimento invece crea il malessere che poi ti porta appunto ad avere ancora più problemi. Tu hai fatto basket di alto livello in un periodo nel quale il basket era, come dire, non come il calcio, ma era al centro dell'attenzione, perché arrivarono le grandi risorse, quindi il basket italiano era veramente un basket straordinario a questo punto di vista. Quindi vivere una stagione come quella che hai vissuto tu, quando il basket era riconosciuto, di fatto, da tutti, magari non seguito, ma tutti conoscevano chi giocava a basket, da Mike D'Antoni, che è stato il tuo idolo, e poi ne parleremo, per i tuoi primi poster, e poi te lo sei trovato negli spogliatoi, per intenderci, e di Dino Minghini e tanti altri che potremmo citare. E vedi il basket da adesso, che ragionamento, che cosa ti viene da pensare? È una questione di uomini o di risorse? La risposta, che secondo me spiega bene, è che non vedo il basket di adesso. È brutto da dire, lo so, me ne rendo conto. Ma non voglio fare il nostalgico perché una volta, perché è che adesso io non mi identifico più in questo tipo di pallacanestro, non mi diverte, al di là che poi forse è altrettanto vero che a me è sempre piaciuto giocarla la pallacanestro, viverla in un'altra dimensione molto meno. Ho fatto per anni, come sai, il telecronista delle partite, e non ce la facevo più a vivere nella menzogna, perché se avessi veramente detto quello che pensavo avrei fatto probabilmente due telecronache, la terza mi avrebbero già cacciato via. Ma sai, al di là dell'aspetto tecnico, che sai, si può dire piace, non piace, eccetera, eccetera,
secondo me c'è anche un approccio che non sento mio, un approccio di quasi voler esaltare l'immagine anziché la sostanza, far valere la prestazione individuale anziché la vittoria della squadra, non lo so, e secondo me l'apice di questo, cioè l'emblema di tutto ciò è l'NBA. Mi perdonino i ragazzi, so che voi amate l'NBA, ma sinceramente primo sembra il circo, obiettivamente. Sono dei grandissimi giocatori, grandissimi talenti, indiscutibili da questo punto di vista, i più forti giocatori mai visti, però poi si riduce tutto alla prestazione del singolo, che fa 70 punti, che fa 60 punti, che prende 50 rimbalzi, che fa 25 assist e poi la squadra perde. Per me questo non è la pallacanestro, questo non è lo sport di squadra, questo è l'esaltazione del talento, ci sta, per l'amor del cielo, ma io la vedo diversamente, ecco. Quindi è giusto, è lecito che a chi piace, certo. non discuto, io preferisco fare altro. Senti, Riccardo, torniamo agli inizi, quando tu da ragazzino di fatto sei, poco più che ragazzino, sei approdato all'Olimpia di Milano. Allora, quello era un periodo, lo dico perché quello ci servirà poi per capire anche la seconda fase della tua vita, era un periodo che nelle società agonistiche di alto livello, ma non solo, in realtà non c'erano, come dire, c'era sì il tecnico, il coach, l'allenatore, a seconda dello sport, il mister, a seconda dello sport che facevi, però non c'erano figure che facevano crescere anche l'uomo. Cioè, nel senso che c'erano figure che facevano crescere solo il giocatore, il talento del giocatore, non c'era nessuno che, o perlomeno questa è l'impressione che si è avuto, e che, come dire, facesse crescere il ragazzo, oltre che dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista, come dire, umano, in modo da prepararlo anche per quello che sarebbe stato dopo 10, 20, 30 anni, o anche magari la settimana dopo, perché non tutti arrivano a giocare in Serie A, sarebbe stato fuori da quella bolla. Quindi questo che difficoltà erano, come, cioè, un ragazzino come te che si ritrova Mike D'Antoni manifesto in camera e poi se lo ritrova a giocare con lui negli spogliatoi eccetera, voglio dire, un minimo. Allora guarda, forse va fatta una precisazione, c'erano delle persone che ti facevano crescere umanamente. La fortuna che ho avuto io di avere compagni di squadra, due li hai menzionati, ma poi cioè D'Antoni, Meneghin, McAdoo, tutto il resto della squadra che ho avuto la fortuna di avere come squadra nel mio esordio nel mondo professionistico, ti permettevano anche semplicemente attraverso l'esempio di crescere e di apprendere quelli che erano i loro valori in campo, ma anche fuori dal campo, e quando dico fuori dal campo soprattutto nello spogliatoio, che è poi il luogo in cui nascono le squadre nel letterale senso della parola. Non c'era quantomeno, ma credo che non ci sia anche adesso, questo aspetto che secondo me è davvero pericoloso trascurare. Non c'è una crescita della persona nel mondo reale. Mi spiego. Quando un giovane come me all'epoca, 17enne, entra in questo mondo, entra veramente in un universo parallelo. Nel libro lo chiamo il mondo delle palline colorate. Perché? Perché provate a immaginare a 17 anni ricevere
uno stipendio che all'epoca era basso perché ero appena entrato, ma che corrispondeva alla metà dello stipendio di un operaio dell'epoca che lavorava 10 ore al giorno spaccandosi la schiena. Io dovevo solo entrare in campo, fare quello che più mi piaceva al mondo, che probabilmente avrei pagato per poterlo fare, e invece venivo pagato a 17 anni. Culo vuole, diciamo come sta, perché la fortuna non c'entra, è proprio culo vuole che capiti nella squadra che vince tutto nello stesso anno, quindi Coppa Italia, campionato e Coppa dei Campioni, cioè l'Eurolega attuale. E come giovane avevo diritto alla metà dei premi che venivano percepiti per ogni singola vittoria. Morale: io a 18 anni avevo nel mio conto corrente appena aperto, perché prima non sapevo neanche cosa fosse un conto corrente, avevo la bellezza di 52 milioni a fine, 52 milioni di vecchie lire, però ragazzi non vi emozionate, 52 milioni di lire nel conto appena aperto. Questo per dire in che mondo ero capitato. Ecco, non c'è quindi la possibilità di saper distinguere qual è il mondo reale da quello che stai vivendo. Ecco, ci vorrebbe veramente un mentore che ti ricordi sempre che guarda che questa non è la realtà, questo è il mondo delle fiabe. Perché poi quando esci dal mondo delle fiabe, speriamo più in là possibile, ecco, non è più il mondo delle palline colorate, è il mondo delle palline grigie, dove appunto per guadagnare un centesimo di quello che stai guadagnando tu devi farti un mazzo così. Quindi si può dire comunque tutto sommato che tu sei stato doppiamente fortunato, perché hai fatto per metà della tua vita la cosa che volevi fare, che avresti fatto anche di fatto gratis, non dico che avresti pagato, ma l'avresti fatta gratis perché era la tua grande passione diventata anche una professione, e poi perché comunque negli spogliatoi hai trovato questo tipo di persone, perché noi sappiamo perfettamente, non a caso tu racconti che il primo anno che eri a Treviso lo spogliatoio era un'altra cosa, quindi un ragazzino messo nello spogliatoio di Treviso forse avrebbe avuto qualche difficoltà maggiore a crescere come poi tu sei cresciuto sia professionalmente che anche leggendo il libro, posso dirlo, umanamente. Quindi vuol dire è stata una composizione fortunata. A proposito dello spogliatoio, apriamo una parentesi, ma Meneghini era uno che faceva un sacco di scherzi da come... Ecco. Mi ricorda un po' Vialli, ci raccontò qualche tempo fa il nostro ospite Pagliuca, che Vialli era un altro che faceva moltissimi scherzi all'interno degli spogliatoi, uno è inenarrabile, c'era un suo... lo possiamo dire, c'era un suo compagno di squadra che beveva sempre quelle bevande energetiche tipo Gatorade eccetera, una volta aveva lasciato lì la bottiglia semi aperta, si trovò la bevanda di Gatorade con un gusto un po' particolare, il colore era simile ma il gusto era particolare, vabbè, detto questo, però anche Meneghin non era da meno. No, guarda, infatti beh, mi fa piacere, visto che ho sempre ammirato Vialli e ammiro quel grande che è Dino Meneghin, che ha fatto praticamente uno scherzo molto simile, non così probabilmente pesante come quello di Gianluca, ma praticamente all'epoca non esistevano neanche le cose, le bottigliette, no? E c'erano solo invece le buste che servivano a fare poi il preparato da versare nei singoli bicchieri, e c'era questo nostro compagno di squadra, di cui non rivelerò mai il nome, che dopo ogni allenamento, convinto di dover integrare i sali, anche se poi era un pigro pazzesco e sudava qua sotto solo se c'era molto caldo fuori, convinto però di dover recuperare i sali, prendeva un contenitore da 5 litri, lo riempiva di acqua e ghiaccio in modo tale che fosse bello, bello fresco, prendeva questo bustone intero, lo rovesciava tutto dentro nella,
nel contenitore, mescolava tutto quanto e per far sì che il ghiaccio si sciogliesse lo appoggiava sul tavolo dello spogliatoio e andava a fare la doccia. Meneghin, che ogni giorno sapeva che quest'altro faceva questo, era là che aspettava, guardava che fosse andato via, un mimargo così si capisce meglio, prendeva l'asciugamano, andava verso le docce anche lui, si fermava al tavolo del codo, prendeva un attimo l'asciugamano, prendeva il contenitore, ci immergeva non i calzini come ha scritto nel libro, ma qualcos'altro, avete capito cosa, vi appoggiava i genitali, diciamo, dopo chiede ai genitori cosa sono, ma rimescolava tutto quanto, riappoggiava, si rimetteva a fare l'altro, finiva la doccia, veniva qua e si reintegrava i sali, ecco, ma mentre Gianluca l'ha fatto una volta, Dino l'ha fatto per tutto l'anno, tutti i santi giorni. Sono migliorate le prestazioni del tuo compagno di squadra, perché poi magari ha inventato un prodotto. Ma allora, tieni conto che lui ancora oggi non sa. Ancora oggi non sa, perché è stato scritto due volte in due libri, ma adesso possiamo anche dirlo, è tanto, no, non il nome, ma possiamo anche dirlo che quando D'Antoni aveva scritto tantissimi anni fa un libro, aveva raccontato che c'era appunto Dino che metteva i calzini. Io ho detto, è successo talmente tanti anni fa, è caduto in prescrizione, lo metto invece per quello che è stato il vero scherzo. Poi per uno scrupolo, quando stavano veramente stampando il libro, per uno scrupolo ho detto, ma aspetta che chiamo Dino per dirgli che guarda Dino, guarda che metto sul libro lo scherzo che hai fatto. Ma no, ma sei matto? No, che c'è lassù, perché non sa ancora niente. Ed è successo 30 anni, quasi 30, anzi più di 30. E questo qua è ancora ignaro, convinto che ci abbia messo solo i calzini. Senti, poi c'è un momento difficile, il tuo sogno era giocare nell'Olimpia, ci hai giocato, hai vinto tutto, in parte è stato citato anche prima, l'hai citato anche tu, poi arriva un momento, comincia a essere complicato, come dire, anche il momento del basket italiano dal punto di vista delle risorse economiche. Quindi, Riccardo Pittis, che è, come dire, la punta di diamanti, il lingotto dell'Olimpia, deve accettare un trasferimento e va a Treviso. Quindi si ritrova ad essere a Treviso, una città tranquilla. Pure troppo. Sì, io sono invitato a dire tranquilla, però immagino, da come la racconti, quasi la morte civile, però magari nel frattempo è cambiata, passando da una Milano che era la Milano da bere, eccetera, eccetera, eccetera. Tu in parte lo dici, però come l'hai vissuto veramente questo trasferimento? E della serie, comunque vado a fare, a me piace giocare a basket, o mollo o vado lì. Dire che l'ho vissuta male è riduttivo, l'ho vissuta veramente, veramente malissimo, soprattutto per come è nata, per il fatto che fosse totalmente inaspettato. L'ultima cosa che avrei pensato quell'anno era di dover cambiare squadra. Perché? Perché era il 93, ero già capitano dal 90, ma quell'anno come capitano avevo alzato il primo trofeo della mia vita da capitano, che è una bellissima sensazione, oltretutto nella città in cui sei nato, nel club in cui sei cresciuto, quindi ero veramente all'apice, e da un giorno all'altro ti senti dire che devi andare a giocare in una città che è un pochino diversa da Milano, ecco, mettiamola così. Nel 93 il Treviso io la descrivo come una città del Wyoming, perché sembrava letteralmente gestita dalla Santa Inquisizione, perché
perché non c'era veramente nulla, ma nulla, quando dico nulla vuol dire veramente nulla. L'unico posto decente era una pizzeria, ecco, e mentre io arrivavo da Milano, da milanese, tutto figo, capito, dico l'Harley Davidson, arrivo a Treviso e dico dove sono finito. E quindi entro in una crisi depressiva, poi però sai, la pallacanestro ti toglie un po' di pensieri, ma se in quell'anno non sei felice, non stai bene, è ovvio che non sei neanche al meglio poi di poter esprimere il tuo potenziale, e quindi quello è un anno da dimenticare. Ricordo che alla fine di quell'anno ero a casa perché eravamo stati eliminati al primo turno dei playoff, stavo guardando la televisione, è stato il giorno dell'incidente di Senna, che per me era uno sportivo veramente un idolo, non perché mi piacesse la Formula 1, però insomma è stato il giorno dell'incidente di Senna. Io ero bloccato in casa perché avevo subito un piccolo intervento chirurgico, ero stato eliminato dal campionato, ti giuro, lì per lì ho detto mamma mia ragazzi, se penso a dove sono e da dove arrivo, aiuto. Dopodiché 30 anni dopo quel giorno, non solo vivo a Treviso, città che adoro e che ho scelto essere la città di vita, Milano se non metto il GPS mi perdo e non ci vivrei più di tre giorni di fila. Ecco, questo per dire come a volte ci facciamo travolgere dalle emozioni, dai sentimenti negativi, quando invece quello che mi è successo a Treviso, sia professionalmente che personalmente, è stata solo una grande fortuna. Senti, te lo domandi anche tu nel libro, quindi te lo domando anche io. A un certo punto tu spieghi perché il basket, vabbè, lo posso intuire, però perché la scelta del basket? Come sei arrivato alla pallacanestro? Allora, in un certo senso per caso, perché come accennava Pier, io sono nato con un difetto congenito al cuore che ha subito un'operazione a 5 anni per essere corretto. Professor Azzolina direi che fa un buon lavoro, visto che quasi 50 anni dopo sono ancora qui a raccontarlo. E nella post-operazione chiama mia madre e le dice guardi, gli faccia fare una vita normale, ma soprattutto gli faccia fare dello sport. In modo che cresca sano, robusto, eccetera. Aspetta che qua mi sa che si è scaricato. Grazie anche perché purtroppo ho un abbassamento di voce. Eccomi qua. Dicevo, chiama mia madre e gli dice faccia fare dello sport così cresce sano e robusto. Mia madre, veneta e di conseguenza molto pragmatica come quella terra insegna ad essere, avendo già mio fratello, un figlio 8 anni, 7 anni più grande di me che giocava a pallacanestro, dice guarda giochi anche tu che così faccio un viaggio solo e li porto tutte e due. Io inizio a giocare così per caso, però direi che è stato un caso fortunato visto che poi è durato 30 anni, quindi benedetto quel giorno perché mi ha fatto conoscere una compagna di vita che mi ha dato gioie e soddisfazioni, ovviamente anche dispiaceri, ma soprattutto gioie. Tu hai parlato adesso di tua madre, leggendo il libro si nota come c'era comunque un attaccamento sia con tua madre che con tuo padre, nel senso che ti hanno sempre, come dire, appoggiato nella tua scelta. Tuo padre veniva a vedere tutte le partite che facevi, di fatto, o quasi tutte, la maggior parte. Anche questo rientra, come dire, nei casi fortunati della vita. Avere una famiglia che comunque ti supporta in quelle che sono le scelte, perché immagino che anche loro avrebbero visto Riccardo Pittis avvocato, Riccardo Pittis.
E no, cosa fai? Il mestiere di giocatore? Sì, vabbè, però di lavoro cosa fai? Era questo come quando si diceva faccio il cantante, ma in realtà cosa fai? Questa è un'altra delle cose fortunate che servono anche per creare e costruire l'atleta e l'uomo. Assolutamente sì, ho avuto davvero non solo la grande fortuna di avere due genitori che mi hanno sempre agevolato, assecondato, mi hanno in un certo senso dato carta bianca nelle scelte, ma sono stato fortunato soprattutto perché mi hanno trasmesso quelli che sono i valori che ancora oggi mi porto dietro. L'onestà, la lealtà, l'umiltà, l'impegno, lo spirito di sacrificio, questa dedizione al lavoro, tutte cose che poi non sono state utili, sono state fondamentali per quello che è stato il mio vissuto in campo e fuori. E ovviamente, come tutti i figli maschi, secondogeniti, e oltretutto con quel problema al cuore, ovviamente ero il cocco di mamma e c'era un attaccamento viscerale reciproco, proprio perché lei è sempre stata vicina in qualsiasi momento, in qualsiasi difficoltà, e quando ovviamente è venuta a mancare troppo presto, il dolore è stato soverchiante in un certo senso, ero proprio distrutto in un certo senso, perché perdi una parte di te. Allora, l'abbiamo detto già alcune volte, la grande passione della tua vita è diventata la professione, quella del basket, però non ti è mai pesato l'allenamento, il fatto della partita, la trasferta? L'ho sempre vissuto come, non dico come una vacanza quasi, però era veramente quello che dovrebbe essere il concetto sport, un gioco. E anche questa è stata una fortuna, ma era molto più di una vacanza. Io non vedevo l'ora di andare ad allenamento, non vedevo l'ora di andare in trasferta a giocare, e più tempo restavo fuori, più ero felice, cioè, quindi non l'ho mai vissuto come un sacrificio, anzi, è sempre stato un piacere, ma più che un piacere, andava veramente oltre il piacere. E quella è stato una delle chiavi che mi permetteva di allenarmi e di fare tutto quello che facevo, senza fare tutto quello che i ragazzi, tra virgolette, normali facevano, senza che mi pesasse assolutamente. Quindi io non sono mai andato in gita con la mia scuola, non ho mai fatto festine al sabato pomeriggio perché avevamo o l'allenamento o la partita. Il primo motorino l'ho comprato a 36 anni quando ho smesso, quindi è una vita non normale in tutti i sensi, ma è una vita talmente stupenda che non ti manca nulla, anzi sei il privilegiato rispetto a chi non ha la fortuna di poterla vivere. Lo diciamo ai ragazzi che è importante anche essere l'ultimo della panchina alla fine? Altro che, guarda, una squadra composta adesso da 12, una volta erano 10, io racconto sempre negli interventi che faccio con le aziende la storia di Mario Governa, e Mario Governa era il decimo uomo di quella squadra fatta di grandi campioni dove ho esordito. Ecco, voi sapete benissimo che il decimo uomo è uno che gioca poco, diciamo. Ecco, il decimo uomo di quella squadra voleva dire non mettere mai il piede in campo, manco se ci fosse stata l'epidemia del Covid allora a decimare il numero di giocatori, perché Mario veramente non giocava mai. E oltretutto il povero Mario aveva anche un compito ancora più ingrato, che era quello di dover marcare Dino Meneghino ogni giorno in allenamento. E vi assicuro che era veramente ingrato, che voleva dire prendere un sacco di botte, non dire niente, continuare a prendere. Era il meno pagato della squadra, naturalmente. E fatte queste premesse uno dice, ma chi te lo fa fare? Cioè. Eppure veniva ogni giorno all'allenamento
con una motivazione, un impegno al 120%. Questo soprattutto perché quel genio di Peterson rilasciò una dichiarazione alla stampa dopo una vittoria, dicendo che la nostra squadra vince anche perché abbiamo il miglior decimo uomo al mondo, ok? Che non vuol dire assolutamente nulla, cioè, se ci pensi, il miglior decimo uomo, cioè uno che non gioca mai al mondo, quindi misurato su scala planetaria, non vuol dire assolutamente niente per nessuno, tranne che per uno, e cioè per Mario. Mario si è sentito importante, Mario si è sentito parte della squadra, Mario veniva ogni giorno ad allenarsi e impegnarsi come se non ci fosse un domani. Ma quello che aveva detto Peterson non lo aveva detto tanto per dare il contentino al povero Mario, ma perché è la verità. Perché quando si gioca in una squadra non esistono ruoli secondari, non esistono ruoli marginali. Perché se Mario non si fosse allenato con quell'intensità, con quella voglia, con quell'impegno, non avrebbe preparato al meglio Dino Meneghin, che poi era il giocatore che faceva la differenza la domenica. Quindi è per quello che anche il decimo uomo è un giocatore fondamentale per la squadra, e se non c'è un decimo uomo migliore al mondo, ok, la squadra difficilmente vince. Ancora un paio di domande sul basket. E poi ci spostiamo invece nella seconda parte della tua vita. La prima è straordinario quello che hai fatto, cioè passare a tirare dalla mano destra alla mano sinistra, perché hai avuto dei problemi, e quindi anche in questo caso è una forza di volontà micidiale, cioè voglio dire, io voglio esserci, pur di esserci farò di tutto per, e quindi hai dovuto incominciare a pensare come ambidestro, cioè nel senso che ok, la mia mano era la destra, però in realtà dovevo tirare con la sinistra perché hai avuto dei problemi fisici, anche di quello che parla, come si dice. Come hai detto tu, la forza di volontà, ma forse ancora di più la forza di voler esserci, cioè di fare tutto il possibile per evitare quello che mi avrebbe fatto peggio, cioè smettere di giocare. Ecco che allora sono riuscito a fare veramente una cosa che ritenevo assolutamente impossibile nel momento in cui ho deciso di farla, anche perché era rimasta solo quella da fare, e cioè appunto, qua tanti sanno cosa vuol dire cambiare mano di tiro, è complicato, cioè diventare mancino per un destro che oltretutto era un destro integralista perché usavo prettamente la mano destra, è stato veramente qualcosa di straordinario. Però ancora una volta, mentre quando l'ho fatto non ero riuscito a darmi una spiegazione, nel post basket e soprattutto con il lavoro che faccio adesso, cioè allenatore della mente, ho capito non tanto di essere stato bravo, ma quanto di essere stato scemo. Mi spiego. Io ero convinto di non saper usare la mano destra, poi vedo un gesso lì, magari, e sei mancino a destro. Peccato, hai perso una buona, ti dovevi rompere il destro, dopo eri obbligato a tirare di sinistra. Ma sono stato scemo perché sono riuscito a fare una cosa che ritenevo assolutamente impossibile, quindi non provavo nemmeno a farla. Ma l'ho fatta quando non avevo un'alternativa. Quindi prova a immaginare se molti anni prima, in uno sport in cui si usano prettamente le mani, quanto sarebbe stato utile saper usare anche la sinistra e magari saperla usare bene e diventare ambidestro, che non vuol dire poi scegliere di tirare o di destro o di sinistro, ma utilizzare la sinistra nel modo in cui invece io non la utilizzavo. Ecco perché mi do dello scemo, anche se effettivamente ho fatto una cosa, tra virgolette, straordinaria. Allora, arriva il momento nel quale lasci il mondo del basket, esci dalla bolla. Immagino che sia stato difficile perché tutti i giocatori, gli atleti che sono stati a grandissimo livello,
fanno fatica a staccare la spina, a uscire. Abbiamo avuto l'esempio qualche tempo fa di Totti che non voleva assolutamente mollare, abbiamo Buffon che continua a giocare pur in Serie B a oltre 40 anni, eccetera, eccetera. È la sofferenza, anche in questo caso sono tutte comunque sensazioni personali, c'è chi esce che è contento perché dice basta, finalmente faccio una vita normale, fino all'allenamento, perché poi immagino che dopo 30 anni comunque uno sia stanco anche della routine degli allenamenti, eccetera, eccetera. Quindi sei uscito dal basket. Uscito dal basket, arrivano quelli di cui parlavamo prima, gli amici, molti dei quali non si sono dimostrati tali. Tu hai fatto varie esperienze da imprenditore, molti sono venuti da te per utilizzare la tua faccia, la tua capacità di firmare con la mano destra, le risorse economiche che avevi subito, perché comunque l'hai detto prima, avevi avuto un monte ingaggi notevole, eri stato uno dei giocatori più importanti del basket italiano. Ma tutto questo si risolve in una serie di fallimenti personali, non fallimenti giudiziari, perché poi lo spieghi molto bene. Quindi con una somma di difficoltà, con amici che non sono più tali, con gente che se non ti rincorre, ma che comunque quando ti vede ti guarda di traverso perché magari devi dei soldi o perché sono stati coinvolti da te in un'operazione che è andata male, a un certo punto anche in questo caso dici basta. E quando hai detto basta e ti sei guardato allo specchio, cosa hai pensato? Tante cose, e quindi bisogna arrivarci un po' per gradi, no? Come hai detto tu, nel 2004 arriva il giorno che, per quanto tu sia consapevole che un giorno arriverà, non è mai un bel giorno, cioè quello in cui devi smettere di giocare. E arriva e dentro nella mia seconda vita. Nella mia seconda vita ci entro prima con una sensazione di euforia, che era quella che spiegavi tu. Potevo fare tutto quello che non avevo fatto per 30 anni della mia vita. E parlo delle cavolate, ok? Cioè fare il pranzo di Natale seduto a tavola senza dover andare in palestra, le vacanze senza dover controllare l'alimentazione e doversi allenare anche il giorno di Ferragosto. Le vacanze invernali, i weekend, cioè, diventa veramente una vita normale. Questa fase di euforia ti dura 4-5 mesi, perché dopo di tutto questo tempo libero a disposizione inizi a chiederti: me ne faccio di tutto questo tempo? Perché hai vissuto una vita scandita dai tempi con un'agenda ferrea per 30 anni della tua vita, ecco che in quel momento ti viene a mancare tutta l'organizzazione e tutto quello che hai fatto. Ti capita questo con una tempesta ormonale che è devastante. Perché? Perché noi siamo, come mi ha definito giustamente Pier, drogati dalla vittoria, ma anche in un certo senso drogati, ma drogati naturalmente. Perché? Perché quando si gioca abbiamo veramente una tempesta biochimica all'interno ogni giorno della nostra vita, perché l'adrenalina, la serotonina, le endorfine, cioè c'è un maremoto che ti circola dentro e che ti dà dei picchi di euforia quando vinci, picchi di stress quando perdi, veramente tutto un vivere, una droga dentro che da un giorno all'altro scompare. Perché? Perché la vita al di fuori della pallacanestro non ti dà più quelle emozioni, non ti dà più quella
cocktail biochimico, ecco che allora entri in una fase di down, diciamo, di depressione, possiamo tranquillamente chiamarla, in cui devi affrontare una vita e un mondo che non conosci, con competenze che non hai. E qual è però la cosa che è peggiore in assoluto? Che invece sei convinto di poter affrontare, perché avendo avuto successo in campo, allora fai quell'equazione che ti frega, che dice: se sono stato bravo a lì, quindi posso essere bravo anche qui. Solo che per diventare bravo lì mi sono allenato tutta la vita, da quando ero bambino, ragazzino, ed è per quello poi che sono diventato bravo. Di qua invece non avevo neanche un minuto di allenamento e sono entrato subito pensando di poter giocare in Serie A, quando invece non avevo neanche i fondamentali a disposizione. Che è quello, quell'equazione A uguale B, quindi A è anche uguale a C, eccetera. Però a questo punto, ti improvvisi ristoratore, tre locali, sembra, due ristoranti e poi questo Lido al mare, vanno come vanno, qualcuno benino, perlomeno finisci pari patta con uno, e gli altri invece si saldo fuori. Poi queste strane operazioni immobiliari fatte in giro per il mondo con personaggi da fumetto, quanto meno discutibili, con personaggi che somigliano ad Alan Ford, come lo racconti uno di questo. Io vorrei tenermi la foto sul comodino, quel personaggio là, perché veramente il mio istinto mi urlava di andarmene, ed era ovvio che non potesse essere quello che lui diceva di essere, però sai, poi alla fine ti piace anche credere qualcosa che non è. Questo fa sì che perdi, come dire, credibilità, perdi autorevolezza nei confronti degli altri, cioè non sei più Riccardo Pittis il campione, ma sei Riccardo Pittis forse truffatore, perché poi coinvolgendo gli amici, dicendo farai un buon affare, in realtà l'affare non viene fuori, e quindi questo viene a modificare tutti i rapporti umani che tu hai costruito nel corso degli anni. Poi hai questo incontro che ricorda quello di San Paolo sulla via di Damasco, con questa professione che è diventata, come dire, negli ultimi anni molto, molto di moda, nel senso che molti si improvvisano, anche in questo caso, allenatori della mente, anche se ci sono personaggi straordinari, come questo tu lo citi, che è Velasco, che forse nel mondo dello sport è quello che in assoluto riesce a raccontare molto bene. In questo caso tu applichi quello che hai applicato nel basket, cioè incominciamo a studiare per conoscere. Corretto, infatti bisogna ancora una volta riprendere da dove ci eravamo fermati, no? A quel adesso basta. Pier ha accennato a quelle che sono state le mie vicissitudini finanziarie ed economiche. Scusami, che vale la pena ricordare, nel libro ci sono tutte, nel senso che, come dicevamo prima all'inizio, in realtà i cassetti li ha svuotati tutti, quindi troverete tutto, non è che si nasconde dietro, io non c'è, no, è, da questo punto di vista è un'autocritica stile sovietico, sai che ci si trova la sera. Ho fatto outing in un certo senso, ammettendo tutte le mie colpe e i miei sbagli. Dopo una serie appunto di vicissitudini che sembravano veramente la sceneggiatura di un film dell'orrore, all'ennesima volta in cui ero convinto di aver scelto la strada giusta, ma ancora una volta era la strada sbagliata e sono andato a sbattere a 300 all'ora contro un muro di faccia, per quanto possa essere alto e scemo, finalmente ho capito che dovevo fermarmi.
e quindi ho veramente detto adesso basta. Guardandomi allo specchio ho visto, per rispondere a quella domanda che hai fatto prima, una persona che mi dava fastidio persino guardare, a cui però volevo dare una mano, perché in quel momento ero veramente dentro in un buco profondissimo, avevo scavato per andare ancora più a fondo, e in quel momento non potevo vedere la luce. Ma quell'adesso basta è simbolicamente stato l'inizio della mia terza vita, perché quella che sto vivendo è la terza vita. E quell'adesso basta ha fatto sì che prima di tutto la smettessi di fare delle cose, che è importante se non addirittura fondamentale, tanto quanto farne, perché se tutte le cose che avevo fatto proprio per quel senso di ambizione, di voler fare, di voler primeggiare, di voler vincere, le avevo fatte alla cavolo, diciamo, ok, per usare un eufemismo, e di conseguenza era molto meglio non farle. Ma io continuavo a farle perché non sono mai stato capace di stare fermo. Ecco che invece quella è stata l'unica decisione brillante dopo 10 anni che avevo smesso, cioè quella di fermarmi. E quando mi sono fermato ho iniziato a fare quel ragionamento che mi ha portato a capire che se volevo diventare qualcosa, o meglio, non che dovessi diventare qualcosa di diverso da quello che sono, ma se volevo fare qualcosa nella vita dovevo prima di tutto capire qual era in linea con me, e soprattutto studiare, allenarmi, impegnarmi per poter diventare bravo come avevo fatto con la pallacanestro, partendo dai fondamentali e andando a crescere fino ad arrivare ad oggi, che non solo mi ritengo incredibilmente fortunato, per quanto dolorosi siano stati alcuni momenti della mia vita, per quante difficoltà abbia attraversato, ma tutto questo, se non fosse successo, non mi avrebbe portato ad essere la persona felice che sono oggi. Per quello ho voluto scrivere questo libro, Lasciatemi perdere, che per quanto dolorosa sia la sconfitta, il fallimento, è la parte più importante che ti permette poi di essere gratificato, felice e di avere successo. Ecco, faccio una piccola digressione sul termine successo, che secondo me è importante. Per me la definizione più bella di successo è successo uguale participio passato del verbo succedere, il far accadere le cose. Avere successo è riuscire a far succedere le cose, qualunque esse siano, perché non deve essere qualcosa di eclatante, finire sui giornali, deve essere qualcosa che ti fa stare bene. E quando racconto questo dico, una vera persona di successo non è stata Riccardo Pittis, il vero successo l'ha avuto Sergio Pittis, mio papà, che non è mai finito sui giornali, che ha lavorato però per 60 anni della sua vita spaccandosi la schiena per far crescere la famiglia, per sostentarla, per dar da mangiare a noi figli, alla moglie, a essere sempre presente alle 12 a pranzo e alle 19:30 a cena tutti i giorni, anche se lavorava dall'altra parte della città. Perché? Perché quello era quello che voleva far succedere nella sua vita, e quindi è lui la vera persona di successo di Riccardo Pittis. Due cose prima di chiudere e lasciarti quindi alla firma copie. In parte abbiamo capito dalle risposte che hai dato nel corso di questa oretta abbondante che abbiamo passato insieme. Tu adesso, diciamo, fai l'allenatore della mente, lavori per molti brand famosi, dove
appunto fai queste sorte di lezioni frontali dove dai, come dire, degli stimoli, dei segnali. Alla platea che ti viene ad ascoltare, è chiaro che cambia a seconda di se tu hai funzionale piuttosto che eccetera, però qual è il messaggio che vuoi trasmettere? Quello che ci hai raccontato della vittoria, della sconfitta, del non arrendersi, su cosa punti? Allora, come dicevi, ci sono tante sfumature, però ecco, un messaggio che mi piace sempre lasciare in particolare una platea come quella di stasera è l'incipit del libro, cioè ricordarci sempre che per quanto un problema sia grande non sarà mai grande abbastanza tanto quanto la nostra capacità di affrontarlo. Cioè, ci sono momenti nella vita in cui sembra che tutto vada male, e non solo va male ma va anche peggio. Ecco, non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo dentro di noi delle risorse per uscire da dei momenti drammatici che nemmeno pensiamo di avere. Ecco, quello che dobbiamo ricordarci sempre è di andare a cercare quelle risorse, perché ci sono, non ce le ho solo io, credetemi, ce le abbiamo tutti, basta andare a cercarle, trovarle e utilizzarle. Allora, io stasera ho conosciuto una persona che mi aveva già convinto sul libro, che vi invito ancora a leggere, perché è veramente un libro di formazione, di crescita personale, sia per i ragazzi che per noi che ormai abbiamo accumulato una certa età. Volevo chiederti solo un'ultima cosa. Quanto ti manca il basket? Prima tu hai detto che vabbè, non lo guardi più, eccetera, eccetera. Però quanto ti manca, allora, diciamo, il tuo basket, ma non tanto il fatto di scendere sul parquet, quindi giocare, però l'atmosfera. Il basket è una brutta bestia, è una brutta malattia, anzi no, una bellissima malattia. E ti racconto due episodi. Da quando ho smesso di giocare, cioè la bellezza di 19 anni quest'anno, ho giocato in totale 8 partite, perché costretto da quelli che sono i miei principi, e quindi essendo state partite per beneficenza ho sempre voluto partecipare, quindi ne ho giocate 8 o 9, no? Adesso non ricordo il numero preciso, però ti racconto questi due episodi. Nel 2009, credo, 8 o 9, quindi avevo smesso da 5 anni e non avevo ancora veramente giocato una partita, neanche di quelle di cui vi dicevo, sono il team manager della nazionale. Siamo in Lituania, stiamo giocando appunto il girone eliminatorio, e quel giorno ci sono su 12 3 giocatori che hanno dei piccoli problemi fisici per cui non possono allenarsi. Pianigiani, che doveva provare gli schemi, mi chiede scherzando se volevo fare il decimo, e io senza scherzare, così di istinto, ho detto assolutamente sì. Poi quando ho detto sì, ho detto: Madonna santa, ragazzi, ma 5 anni che non giochi, non tocchi un pallone, non ti ricordi neanche come si fa. Mi metto le scarpe che mi tremavano le mani per l'emozione. Entro in campo ed accade una magia, cioè come sempre ti rendi conto che fa parte di te e che bastava solo schiacciare il tasto e veniva fuori tutto. Mi diverto, i ragazzi sono entusiasti perché ovviamente ho giocato con loro. Finisce l'allenamento, vado in camera, eccetera. Sono arrivato in camera e sono scoppiato a piangere, ma proprio a piangere che non smettevo più, proprio perché era stata talmente tanta l'emozione e mi era mancato talmente tanto quel gioco, che averlo anche per
10 minuti quanto è durato quell'allenamento, mi ha veramente buttato fuori tutto quello che avevo accumulato. Molti anni dopo, cioè esattamente, guarda, mi ricordo benissimo la data perché era due giorni prima del Covid, quindi marzo 2019, no 2020, marzo 2020, partita di esibizione con le vecchie glorie di Treviso, eccetera, eccetera, eccetera. Eravamo inguardabili ovviamente, perché ovviamente non era bello vederci, ma era bello esserci. E lì ti dico che non volevo uscire dal campo, cioè proprio non accettavo le sostituzioni. Nel momento in cui mi sono ritrovato tutti i miei ex compagni, che ci divertivamo, non volevamo più smettere. Infatti credo sia stato anche uno dei cluster del Covid, credo fatto anche dei danni, perché cioè, alla fine della partita tutti che si abbracciavano e già c'era già stato qualcosa di sgradevole a Cologno e lì vicino. Quindi questo per dire quanto quella bellissima bestia che è la pallacanestro non muore mai, non ti lascia mai. Allora, lo dico perché lui lo racconta nel libro, nella sua vita di mezzo ha accumulato, come dire, denaro da dare ad altri, nel senso dei debiti legati alla sua attività imprenditoriale. Però come avete visto è vivere la vita con ottimismo e soprattutto con voglia di continuare ad essere credibile, che è la cosa più importante. Dico questo perché altri, forse in una situazione come la sua, magari l'incasso del libro se lo terrebbero tranquillamente per loro, magari non sono delle cifre che cambiano la vita, però possono comunque essere utili. Il libro, lasciatemi perdere, è edito da Roy Edizioni. I proventi dei diritti d'autore di questo libro verranno devoluti alla Città della Speranza di Padova, una onlus che lavora su più fronti per prevenire e sconfiggere le patologie pediatriche e garantire al tempo stesso le migliori diagnosi, cure e assistenza ai piccoli pazienti. Si può ancora pensare agli altri. Riccardo Pittis lo fa. Grazie. Ricordo che poi Riccardo verrà in fondo per fare la firmacopie, quindi quando volete accomodarvi. Sì, Madonna. Costruito una bella firma. Ho visto la sceneggiatura, mi ero visto, già immaginato la sceneggiatura. Esatto. Prego. Io posso fare una domanda? Ah, grazie. Dunque, intanto grazie di essere venuto, venivo a Milano al Palazzo Sardi a vedere l'Olimpia a giocare. C'ero anch'io. Sì, me lo ricordo molto bene. No, io volevo, senza avere una classifica, però hai avuto molti allenatori, qual è che ti ha lasciato o quello che tu hai avuto D'Antoni. Di più? Mike D'Antoni. Grazie. D'Antoni perché è stato la persona che più mi ha fatto crescere e che soprattutto ha coperto l'arco temporale più lungo di tutta la mia carriera. Perché prima era il mio idolo, poi è diventato il mio capitano e compagno di squadra, poi è stato il mio allenatore a Milano, poi è stato il mio allenatore a Treviso. È stato veramente la persona che più mi ha investito di fiducia, facendomi diventare capitano a 21 anni quando avevo altri compagni di squadra che potevano esserlo, dandomi la possibilità di liberare il mio talento, quindi con grandi responsabilità ma anche con grande libertà. Ecco, quello è stato sicuramente la figura, senza nulla togliere a tutti quelli che poi hanno messo un mattoncino, ognuno, anche quelli con cui magari non ho avuto un ottimo rapporto, uno in particolare, ma c'è stato veramente un grande aiuto da parte di tutti. Grazie. Vediamo se ci sono delle altre così. Anche perché poi avrai il ritorno su Treviso da fare. Esatto, io ma ho visto che c'è un giovane, sì, infatti, giovane Speranza vicino, che sono loro che dobbiamo. Come hai fatto ad entrare nelle giovani dell'Olimpia? Perché ero un raccomandato.
C'è sempre una battuta, ma mio fratello giocava nelle giovanili dell'Olimpia e io andavo a vedere le sue partite quando avevo 5-6 anni ed ero uno sbregamaroni mostruoso, perché ogni momento in cui c'era una pausa del gioco io prendevo il pallone e andavo a fare dei tiri, spesso anche durante il gioco senza che me ne accorgessi. Quindi l'allenatore e il dirigente della squadra di mio fratello dissero a mia madre di portarmi ad allenare da loro in modo tale che mi stancassi. Ecco, mi hanno portato ad allenarmi e io ho iniziato la mia carriera all'Olimpia, dove ero l'unico della mia età, perché ero l'unico del 68 e mi dovevo allenare con quelli del 1964-1965. Ecco, tieni conto che un bambino che ha 7 anni e che deve giocare contro quelli che hanno 4 anni più di lui, quindi 11-12 anni, vuol dire un massacro, nel senso che mi prendevano proprio a pallonate. Ecco, quello che può apparire una sfortuna è stata la mia più grande fortuna, perché mi ha insegnato a crescere in fretta, perché o miglioravo oppure soccombevo, e quindi mi ha aiutato a crescere molto più velocemente. Qualcun altro? Hai mai pensato di fare l'allenatore? Ci ho pensato e ci ho ripensato anche subito, proprio perché prima di tutto i giocatori sono degli idioti, quindi già questo mi ha frenato moltissimo, ma poi perché non mi dava quelle sensazioni, quelle gratificazioni, quelle emozioni che invece il giocare mi dava. Prego. Dan Peterson, era Dan Peterson come appariva in pubblicità e televisione? O aveva due, posso dire, insomma, a seconda delle situazioni, campo, spogliatoio, pubblico? No, devo dire che quello che si vede all'esterno è molto del personaggio reale, è veramente il numero uno. Intanto si è sposato a 80 anni, già questa la dice lui, questa già fa capire il peso. Allora, prendiamo l'ultima per dare il tempo di fino a Kobe, perché poi deve veramente rientrare a Treviso, che non è propriamente dietro l'angolo. Poi c'è la nel Wyoming. E poi c'è la mobile a Treviso. Adesso, cioè, sì, no, adesso sul serio. Prosecco a Pizzeffe. Adesso se mi hanno ascoltato ci sono forse troppi locali. Chi vuol fare l'ultima domanda? Io. Come si coniuga l'allenamento con andare a scuola e quant'altro? Come si può andare all'allenamento con la scuola? Con l'impegno, signora, con l'impegno e la voglia, perché le mie giornate erano queste: sveglia al mattino, colazione, 5 ore a scuola, arrivavo a casa in tutta fretta, mi ingoiavo tutto quello che mia madre mi metteva sul piatto, perché alle 2:30 avevo il primo allenamento. 2:30-4 il primo allenamento, 4:00-5:30 il secondo, prendevo i mezzi, tornavo a casa, facevo i compiti, mangiavo, dormivo e ricominciavo il giorno dopo. Eppure, nonostante non sia mai stato Einstein, sono riuscito a fare un percorso scolastico netto, senza mai essere rimandato, senza perdere nulla, e seppur giocando la carriera che giocavo, quindi è solo aver voglia. Grazie a tutti. Allora, come dicevo, grazie ancora. Grazie a te, grazie. A questo momento, visto che ci alziamo, inizia il divieto fuoco.